Grazie, benvenuti nel mio canale. Oggi recensione della miniserie Coney Island, composta da tre volumi, edita dalla Sergio Bonelli Editore. Copertine ad opera di Corrado Mastantuono, che se voi seguite, se avete seguito Magico Vento e avete seguito anche Shanghai Devil, sapete che è stato copertinista di quelle serie. A me è molto piaciuto, anche in questo caso Corrado Mastantuono si mantiene su altissimi livelli, delle copertine che sono eccezionali. Guardate qui la faccia di Al Capone, ricreata in maniera perfetta. Questo disegno, questo stile di disegno molto bello, dà molto realismo sia alla moto che a questi soggetti, quindi delle copertine di Mastantuono sempre eccezionali. Usa questo tipo di colorazione molto particolare che rende tutto molto molto reale. Soggetto e sceneggiatura di questa miniserie di Gianfranco Manfredi, disegni di Barbati Ramella. Barbati Ramella saprete benissimo che sono dei disegnatori molto legati a Gianfranco Manfredi, infatti li abbiamo trovati su Magico Vento e li abbiamo trovati anche su Shanghai Devil, quindi una coppia di disegnatori molto belli, molto bravi, che a me piacciono particolarmente. Di cosa ci parla Manfredi in questa serie? In questa serie si parla di gangster, si parla di proibizionismo, si parla appunto degli anni 20, anni 30 americani. Che cosa succede? Allora, intanto già la struttura narrativa della serie è molto particolare perché già nei primi due numeri, almeno per i primi due numeri, si hanno dei capitoli improntati sul punto di vista. Quindi ci sarà la versione del detective Sloan, che lo vedete qui in copertina, la versione della ragazza Brenda, la versione del mago, la versione del motociclista, le varie versioni dei vari personaggi. È una serie corale, avremo molti personaggi, tra cui appunto il detective, la pupa, come potete vedere la pupa è lo sbirro, poi abbiamo il mago e abbiamo il motociclista e abbiamo i vari gangster come Al Capone e altro. Si parla in generale appunto del proibizionismo, di quella parte della storia americana in cui gli alcolici non potevano essere venduti, la guerra tra gangster, soprattutto tra Al Capone e la mafia siciliana, verrà molto ben trattata in questa serie. Ma inaspettatamente c'è anche una parte paranormale e ora vi vado a spiegare nel dettaglio perché. Allora, che cosa succede? La storia inizia appunto con questa ragazza che noi vediamo, Brenda, in copertina, che appunto invita al parco divertimenti, invita fuori praticamente questo sbirro che appunto si chiama Jack Sloan. Lo sbirro andava sempre a mangiare perché lei è una cameriera appunto in un locale, lui andava sempre a mangiare da lei perché appunto lui ha un debole per questa ragazza, il nostro detective Sloan. Questa ragazza lo invita fuori, lo porta appunto al Luna Park di Coney Island, da qui il titolo della serie. In questo Luna Park, i nostri eroi assisteranno ad un numero di magia. In questo numero di magia, il mago, praticamente, a un certo punto, la nostra Brenda decide di farsi usare per un esperimento o per un numero di magia, ma il nostro mago, appena vede Brenda, gli viene mal di testa, diciamo, ha un attimo un sussulto. Tutto finisce con una grossa offesa da parte della ragazza che si sente rifiutata dal mago, fa una brutta figura davanti a tutti e il nostro detective Sloan è quello che ne paga le conseguenze. Ecco qua il detective Sloan, che alla fine lui voleva rimorchiarla, voleva portarsela a letto quella sera e per colpa di questo tiro non riesce a portarsela a letto. Ma nel momento in cui il nostro detective Sloan riporta a casa la nostra ragazza, troviamo appunto l'ex fidanzato di questa ragazza che l'ha riempita di botte e sta per ucciderla. Nello stesso momento il detective Sloan, che ha un brutto presentimento, entra in casa della ragazza, trova appunto il killer, cioè trova il suo ex fidanzato che era lì per ucciderla, ma qualcuno nell'ombra gli spara alle spalle e lo fa fuori prima che il detective Sloan lo faccia fuori. E per la precisione è un tale, allora questo è il fidanzato della ragazza, che è un mafioso, dopo vi spiegherò tutto quanto. Vedete, qualcuno gli spara nella schiena. E questo qualcuno tenterà di fuggire. Ora vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo strano tipo con il mascherone. Ok, quindi Detective Sloan, dopo la polizia dirà che l'omicidio è stato fatto da Detective Sloan apposta per tirare su la forza di polizia, per far vedere che la polizia mantiene l'ordine. Invece in realtà è stato questo signore mascherato a uccidere il sicario, a uccidere l'ex fidanzato di questa ragazza. Perché questa ragazza era legata appunto a Al Capone, alla gang di Al Capone. Lei è venuta in America, appunto senza soldi, senza nulla. Questo sicario, questo mafioso di Al Capone, ci si è messo insieme, è stato insieme per un tot, dopo ha avuto problemi appunto con altri gangster e l'ha abbandonata. Questa ragazza è rimasta sola e adesso aveva deciso appunto di provarci e di andare in giro con i detective Sloan apposta per non avere problemi con i gangster o comunque per essere trattata bene.
Questo ex fidanzato torna a casa, lo ha visto con il carabiniere, con il poliziotto, scusate, e ha pensato che lei tradisse la mafia appunto con uno sbirro e ha deciso prima di pestarla e poi di ucciderla, ma non c'è riuscito perché appunto questo misterioso uomo mascherato gli ha salvato la vita. Da questo momento parte tutta quanta un'indagine. E come vi ho detto prima, la storia è ambientata in flashback. Adesso vi faccio vedere cosa mi intendevo. Vedete nella prima pagina la versione di Sloan, quindi qui vediamo i fatti visti dal punto di vista suo. A un certo punto c'è la versione di Brenda, eccola qui, vedete. Quindi da qui si rivede la stessa cosa che abbiamo visto prima, solo dal punto di vista di Brenda. E in più si aggiunge un tassello, quindi è una serie di vari punti di vista che alla fine compongono una storia. Quindi un'ottima miniserie da questo punto di vista, mi è piaciuta moltissimo. Qui ci viene narrata appunto la versione di Brenda, quindi tutta quanta la storia della ragazza, di come ha conosciuto questo mafioso e poi si verrà a capire anche che perché questo mafioso la voleva uccidere, insomma tutti quanti i traffici. Andando avanti con la storia scopriremo che un personaggio che subito sembra irrilevante, che è appunto il mago che è sbiancato davanti alla ragazza, invece a essere il centro della storia. Perché questo mago chi è? Questo mago ha il potere già da piccolo della luminescenza, dello shining, cioè vede gli avvenimenti prima del tempo. Quindi questo mago, dando le mani alle persone, riesce a capire come si chiama, dove vive, chi è e chi non è. E ha anche un altro strano potere, riesce a vedere praticamente delle nuvole sopra la testa delle persone che da lì a poco avranno dei problemi. Quindi lui ha delle visioni e riesce a vedere se qualcuno muore o, no, o comunque se qualcuno gli succederà qualcosa. E si dice che se lui non salvi queste persone, lui morirà insieme a loro per uno strano collegamento mentale. Quindi in questa seconda storia, praticamente lui, da prima scopriremo che è lui il tizio che ha salvato appunto la ragazza con la maschera antigas. Scopriremo appunto che lui ogni volta che vede questa nuvola sulla testa di una persona si sente in dovere di andare a salvare la vita di questa persona perché sennò perderebbe anche la sua. E dopo da qui partirà una versione che non vi voglio, una storia che non vi voglio spoilerare troppo, ma si inizierà a vedere una lotta tra bande, tra la banda di Al Capone e la banda dei siciliani. Quindi questo Al Capone andrà appunto ad un incontro dove questo mago farà i suoi giochi di prestigio. Questo mago vedrà appunto sulla testa di Al Capone una nuvola e deciderà di salvare la vita di Al Capone. Dopo ci sarà la lotta appunto di gangster tra Al Capone e i siciliani per contendersi il patronato, diciamo, della mafia in città, appunto a Coney Island. E il detective Sloan si troverà coinvolto anche lui all'interno di questa guerra tra bande, perché lui, come sempre, dai suoi colleghi poliziotti verrà sempre fatto passare come quello che risolve i problemi, invece in realtà è il mago. Quindi ci saranno appunto varie lotte tra gangster, il personaggio di Al Capone avrà a che fare con i nostri personaggi inventati, quindi molto molto interessante. Molto interessante la figura appunto del mago di cui ci verrà dato un flashback e ci verrà raccontata la sua storia. Lui ha scoperto di avere i suoi poteri in guerra, dopo che una maga gli ha detto praticamente che anche lui aveva il dono dello shining, della luminescenza, quindi lui è in grado di vedere le cose prima del tempo. Il suo potere è sfociato in guerra, perché mentre lui stava facendo la guerra, ha visto una nube sopra la testa di tutti i suoi commilitoni. Vediamo se riesco a trovarvi la parte dove lui vede le nubi, che è molto interessante. E quindi questo mago è una specie di supereroe. Quindi noi in questa vicenda seguiremo appunto le vicende mafiose, le vicende del mago e l'indagine del Detective Zone. Quindi un'ottimissima miniserie, ve la consiglio, io l'ho scoperta dal nulla, cioè è uscita il comunicato sulla saggioponellieditore.it che doveva uscire questa miniserie, non ne sapevo niente, l'ho letta ed è una delle migliori miniserie che io abbia mai letto in vita mia. Molto interessante, molto bella la struttura narrativa, molto belli i personaggi, ecco qui Al Capone, perfettamente ricreato da Ramella e Barbati. Eccezionale, quindi una storia che vi consiglio di leggere, dei disegni eccezionali, è un'ottima trama. Manfredi non delude mai, qui a maggior ragione. Questa è stata veramente una miniserie, un piccolo gioiellino, un capolavoro. Vi faccio vedere le nuvole se riesco e poi vi lascio. Allora, intanto i disegni di Barbati e Ramella, come sempre, hanno questo tratto sporco, questo tratto molto disturbato, molto grezzo, che a me piace particolarmente, molto adatto all'atmosfera gangster. Ecco qui la confessione di Vincent Vernon. Vincent Vernon è il nostro mago. Qui c'è tutta la sua genesi, come ha fatto scoprire avere i poteri, scusatemi. E lui si fa chiamare Mr. Frolic da mago. Quindi questo è il suo nome, qui vediamo la cartomante. Quindi degli ottimi disegni per un'ottima, ottima sceneggiatura che vi consiglio di recuperare questa miniserie perché è veramente eccezionale.
Vi faccio vedere infine le nuvole, la nuvola nera, appunto, eccola qui. Vediamo se la trovo. Eccola qua. Questa è quello che lui vede quando una persona è in pericolo di morte. Vedete queste nuvole che escono dai corpi? Ecco, è tutto molto ben ricreato appunto dai disegni di Barbati e Ramella. Guardate qui questa scena dell'incendio. Eccezionali, quindi dei disegni molto 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 validi. Una sceneggiatura valida e una miniserie valida. Se anche voi avete letto questa miniserie, fatemi sapere cosa ne pensate. Se voi seguite le miniserie della Bonelli, ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Condividete questo video con più persone che potete e più possibile, in modo da incontrare e da conoscere tante persone appassionate di fumetti come me e di avere tanti commenti e tante richieste qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al mio canale per essere sempre aggiornati sul mondo della Sergio Bonelli Editore e di tante altre case editrici come la Storina o come la Eura o come la della... Come si chiama? La Cosmo Editoriale. E noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!